Questa trasmissione si occupa di cortometraggi di cinema indipendente, di cinema o video, cioè che non ha una produzione alle spalle, ma viene realizzato con mezzi estremamente limitati. La trasmissione è ad opera di Corte Tripoli Cinematografica, un'associazione culturale senza scopo di lucro con sede a Pisa. I registi che noi vedremo all'opera però non sono esclusivamente di Corte Tripoli Cinematografica, ma provenienti anche da tanti altri cineclub di tutta Italia. Mi chiamo Antonio Fabbrini e sono un amico di Corte Tripoli Cinematografica. Ho conosciuto Roberto Merlino durante l'ultimo Valdarno Cinema Fedic, io stesso sono di San Giovanni Valdarno e faccio parte del Cineclub San Giovannese. Ho realizzato per ora una decina di cortometraggi, sempre a livello amatoriale, e li realizzo durante il tempo libero, spesso d'estate. Il motivo per cui ho questa passione è perché mi piace trasmettere delle emozioni. Attraverso i cortometraggi posso trasmettere delle emozioni e realizzare le idee che mi vengono in testa, diciamo, che ho in mente. Vi presento due cortometraggi, un fisico statuario, che è la storia di una persona che dopo una festa fa uno strano incontro, e Il miracolo del latte, che parla del ritrovamento di un documento originale di Leonardo da Vinci, il cui argomento è il mistero dell'immortalità. Vi auguro buon divertimento con la visione dei miei cortometraggi. Guardi in quella maniera? Non hai mai visto un uomo così vizzente? Così virile? Ma sai che anche tu sei proprio una bella gnocca. Okay. 50 euro. Facciamo 50 euro. Non rispondi. Mi guardi, non fa belli. Non voglio discutere. 100 euro. 100 euro. Non tirare troppo la corda, signorina. Perché altrimenti io vado dalla tua amica, che mi sembra più disponibile. Non rispondi, non dici niente, ma lo sai, è un fisico proprio
Statuario! Dovremmo aspettare qualche giorno, no, e poi questo tempo non ci ha certo aiutato. Senta, facciamo mercoledì, sì, sentiamoci la prossima settimana, va bene? D'accordo, grazie, grazie. Allora Marco, io vorrei spiegarti perché ti ho chiamato. Sì, se proprio devo essere sincero, non mi aspettavo la sua chiamata, è dal liceo che non la rivedevo, professor Conti. Io so che ti sei laureato con il massimo dei voti, e su questo non avevo dubbio, tu sei sempre stato uno dei miei allievi migliori. Però, Marco, devo dirti una cosa. Hai mai sentito parlare di Francesco Melzi? No. Tu devi sapere che alla morte di Leonardo da Vinci tutti i suoi manoscritti furono lasciati in eredità al suo allievo migliore, appunto Francesco Melzi. Alla morte di quest'ultimo, purtroppo, gran parte di questi documenti andarono perduti. Pensa Marco, tutti i manoscritti, le registrazioni che una delle menti più eccelse che mai sia apparsa sulla faccia della terra furono perduti. E lo sai perché ti dico questo? No, professore, veramente non lo so. Marco, io ti dico questo perché io sono in possesso di uno di quei manoscritti. È un documento molto segreto perché si parla di qualcosa che nessuno conosce. Tu sai che la scrittura speculare è stata usata per molto tempo come una forma arcaica di crittografia. In realtà basta usare uno specchio. Ma tu puoi leggere direttamente la traduzione. Nell'anno 1479 trovavami in Castel San Giovanni a versar lacrime per l'amico carissimo Francesco Bianchi Bonavita, morto con la moglie santa per una grandissima pestilenza in detto castello. Sua madre, monna Tancia di Giovanni di Nencio di Lippo, di età d'anni 75, piangea combattuta il suo figliolo ed anche il figlio di Francesco, un bello fanciullo di nome Lorenzo, rimasto solo al mondo che ella non poteva allattare data la tarda età. Oh, quanto piangea quella vecchia, con voce composta di diversi urlamenti, alzando le braccia aperte in verso il cielo. Ed in quel momento io decisi di mettere profitto ai miei studi sulle quattro potenze di natura e di sperimentare il mio beveraggio per ridiventar fanciullo. La detta vecchia prese una piccola dose e subitamente vedeasi giovamento. La notte seguente si sentì tornare nel suo petto una fonte di latte, in tal modo che allattò e tenuficò il detto bambino.
pavido per l'effetto, decisi di nascondere la formula di detto beveraggio nell'altare a sinistra della chiesa con il pulpito longobardo, onde vedeasi il leone, l'uomo e l'aquila. Conosci la storia di Monna Tancia? Sì, ho sentito parlare del miracolo di Monna Tancia, ma... Vedi, Marco, le forme organiche sono sempre state considerate da Leonardo come strutture plastiche, controllabili e modulabili all'infinito. La continua trasformazione dell'uomo e della natura ha costituito da sempre una visione profondamente radicata nella sua mente. Alcune sue ricerche in particolare hanno riguardato le variazioni del corpo dell'uomo nell'arco della vita, cercando di arrivare alla scoperta di una legge universale. Marco, evidentemente Leonardo era riuscito a scoprire quella legge, proprio ciò che l'uomo da sempre ha cercato, l'immortalità. A questo punto però sorgono i problemi, perché bisogna trovare dove Leonardo ha nascosto la formula di questo elisir capace di far ringiovanire le persone. Nel suo manoscritto parla di una chiesa longobarda con un pulpito su cui è rappresentato un uomo, un leone e un'aquila. Ma nel Valdarno non ci sono chiese longobarde. Per il resto, però, è tutto vero. Il miracolo di Monna Tancia avvenne proprio nei primi mesi del 1479 a Castel San Giovanni. E Francesco Bianchi Bonavita è esistito veramente ed è morto di peste. E viveva nel Castel di San Giovanni, l'odierna San Giovanni Valdarno. Leonardo da Vinci nel 1479 si trovava effettivamente a Firenze e si sa per certo che conoscesse questo Francesco Bonavita. E poi, la cosa più importante, sono gli esami che ho fatto fare al manoscritto. Marco, gli esami hanno avuto esito positivo. Si tratta senza ombra di dubbio di uno scritto di Leonardo da Vinci. Come vedi, tutte queste cose ci portano in un'unica direzione, verso San Giovanni Valdarno. È una cittadina poco distante da qui. Io ci andrei anche subito, ma ho troppe cose da fare, sono oberato di impegni, non riesco a staccarmi. Però potresti andarci tu. Io di te mi fido, tu sei stato il mio migliore allievo. Potresti andare a San Giovanni, io lì ho un carissimo amico, una persona fidata, che si metterebbe in contatto con te e sarebbe a tua disposizione per continuare queste ricerche. Che ne dici? Marco Calvani? Sì. Piacere, Federico Rosetti. Piacere. Manda il professor Conti. Dammi le valigie, ti accompagno in albergo. Grazie. Il professore mi ha detto delle ricerche che stai facendo. Ah, sì? Mi ha parlato di un antico manoscritto di Leonardo da Vinci? Sì. A me sembra una cosa impossibile. Comunque, se dovessi aver bisogno di me, questo è il mio numero di telefono. Grazie. Se avrò bisogno ti chiamerò. Prego, accomodati.
Sembra impossibile, vero? Una vecchia con un bambino appena nato, i genitori morti entrambi per la peste, e lei che non ha niente da dargli da mangiare. Allora bussa a tutte le porte, ma nessuno la apre. Tutti la respingono. E allora lei non rimane che fare l'unica cosa che può fare. E si rivolge alla madre di tutti noi, a Maria. Comincia a pregare. E improvvisamente sente qualcosa nel petto. E dal seno avvizzito ricomincia a sgorgare latte. Latte per il bambino. Eh sì. Sembra impossibile, ma non per noi. Per noi che crediamo, i miracoli non sono altro che la manifestazione dell'esistenza di Dio. E grazie proprio a questo miracolo che esiste questa chiesa. Davvero? Vede quell'affresco? Quello è l'affresco della Madonna davanti a cui Monatan ci ha pregato. E tutta la chiesa è stata costruita intorno a quell'affresco. Sopraelevata, perché l'affresco era sulla sommità della Porta San Lorenzo, infatti giù di sotto c'è la Porta San Lorenzo ancora, con gli ingressi laterali invece che opposti all'altare, perché altrimenti il popolo sarebbe entrato da fuori le mura. Invece per permettere al popolo di entrare da dentro le mura, gli ingressi sono sullo stesso lato dell'altare, una cosa molto particolare per una chiesa. Interessante. Vedo che conosce molto bene la storia di questi posti. Abbastanza. Posso farle una domanda? Certo. So che qui in Val d'Arno non esistono chiese longobarde, però volevo sapere se esistono delle rovine longobarde, oppure un pulpito. Un pulpito longobardo in una chiesa più recente, forse del 1300 o del 1400. Ma senta, l'unico pulpito che mi viene in mente, antico, è quello di Gropina. La pieve di San Pietro a Gropina, su Alor Ciuffenna. Ma la chiesa è romanica. Solo di recente è stato scoperto che il pulpito è un'opera dell'VIII-IX secolo di arte longobarda. Ma certo, adesso ho capito. Pronto, Federico? Sì, ho bisogno del tuo aiuto. Puoi venire all'hotel, per favore? Sì. Sì, ho scoperto qualcosa. Penso di aver risolto il mistero. Va bene, ti aspetto. Thank you.
per l'effetto, decisi di nascondere la formula di detto beveraggio nell'altare a sinistra della chiesa con il pulpito longobardo, onde vedeasi il leone, l'uomo e l'acqua. Bisogno di qualche attrezzo. Hai qualcosa in macchina? Pronto? Ma come fai? Me ne hai già mandati due questa settimana. Se continua così, vincerai te la scommessa. Ricorda, 5 in un mese vinco io. Sì, ma come fai a convincermi? Ma te l'avevo detto che sarebbe stato tutto molto, molto semplice. Purtroppo la gente oggi non riesce più a distinguere ciò che è vero da ciò che è falso. E tutto può essere spacciato per verità. Oramai tutto quello che si vede in televisione viene accettato come reale. E poi, caro, tu dimentichi
il grande potere che è il cinema di coinvolgere l'uomo in realtà inventate. In questo caso poi dopo il film di Ron Howard tutto è stato molto, molto più semplice, sì. Ma adesso scusami, devo lasciarti. Scusami Elisa. Allora Elisa, stavamo dicendo... Hai mai sentito parlare di Francesco Melzi?